Conferenza stampa a Taranto dell'avvocato Nicola Russo, presidente del comitato Taranto Futura. Si è parlato del decreto Ilva e del progetto Tempa Rossa. Sì, come Comitato Taranto Futura abbiamo presentato una sposa denuncia alla Procura della Repubblica di Taranto e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Ministri della Corte d'Appello di Lecce per quanto riguarda l'ultimo decreto legge riguardante il finanziamento che viene dato da parte del Governo sotto forma di garanzia in favore nei confronti dell'Ilva di Taranto. Riteniamo che questo finanziamento che serve per far continuare l'attività produttiva all'Ilva e per la gestione del patrimonio, riteniamo che sia assolutamente illegittimo, perché l'Unione Europea più volte si è espressa con varie decisioni circa l'inammissibilità di questo aiuto di Stato, perché è un aiuto di Stato anche sotto forma di garanzia. Perché, dice l'Unione Europea, l'aiuto di Stato non è ammissibile se l'impresa siderurgica è in difficoltà finanziaria. E in questo caso l'Ilva ci risulta che è in difficoltà finanziaria. Ma sempre l'Unione Europea, con un'altra comunicazione ufficiale, ha detto che non è possibile l'aiuto di Stato nei confronti appunto dell'impresa che inquina, perché se l'impresa è inquinata non ha appunto diritto all'aiuto di Stato, in questo caso sotto forma di finanziamento. Abbiamo presentato la denuncia, come detto, alle due procure di Taranto e di Lecce e presenteremo anche la denuncia alla Commissione europea perché, ripeto, la Commissione europea ha vietato questo tipo di aiuto di Stato sotto forma di garanzia nei confronti dell'Ilva. Contestualmente, abbiamo anche posto all'attenzione dei magistrati anche la questione, a titolo preventivo, la questione di Tempa Rossa e a tal proposito invitiamo il sindaco a seguire la nostra richiesta che consiste nell'emanazione di una ordinanza diretta a far rispettare l'articolo 104 del regolamento comunale di igiene e sanità che vieta l'installazione di ulteriori strutture industriali che sono insalubri e che sono previste appunto da un apposito decreto ministeriale. Questo decreto ministeriale, che richiama l'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, vieta appunto l'installazione ulteriore e l'ampliamento di insediamenti industriali come la raffineria Eni. E in questo caso abbiamo posto all'attenzione questa situazione proprio per evitare situazioni come appunto l'attuazione del progetto Tempa Rossa.